non da tanto tempo. Quindi da una parte c'è la continuità, ma dall'altra c'è anche una partenza che guarda verso il futuro, un futuro che è fatto anche di attenzione al territorio e voglio anche aggiungere che in questo caso parliamo anche di innovazione, perché si tratta di un approccio alle cure di persone più sfortunate con metodiche, metodologie altamente innovative. Un altro aspetto che tenevo a sottolineare, qui stiamo anche, come dire, abbiamo sperimentato anche una ulteriore modalità di collaborazione che va al di là del mero finanziamento. Cioè, le aziende, soprattutto le grandi aziende, dispongono di competenze al proprio interno che esse stesse possono essere delle risorse, un capitale intangibile differente da quello monetario, ma che possono essere messe a disposizione di vari progetti. Questo è stato anche il caso di questo progetto, avendo messo a disposizione quelle competenze che hanno consentito di costruire il progetto dal punto di vista di poter attirare dei fondi disponibili per certe misure. Quindi noi abbiamo delle risorse all'interno dell'azienda che si occupano di questo e le abbiamo messe a disposizione di questo progetto e continueremo a farlo perché diciamo, laddove ci sono possibilità su situazioni così importanti, così necessarie di poter sfruttare le opportunità di finanziamento, è doveroso riuscire a coglierle. E uniamo le forze anche in questa direzione.